Appassionati di calcio e non solo, bentrovati al consueto appuntamento con BNews, il notiziario web che vi aggiorna sulla Serie B con te.it. Apriamo questa edizione parlando del posticipo del Santeria che ha concluso il 31esimo turno di campionato. Continua l'ottimo momento del Perugia che batte in trasferta il Cagliari con una rete per tempo e impedisce agli uomini di Rastelli di riportarsi in vetta alla classifica scavalcando il Crotone. I sardi ci provano in avvio con Joao Pedro e Farias, ma in entrambe le occasioni Rosati è attento. Poi sono gli umbri a sprecare una grande occasione con Aguirre a tu per tu con Storari, che però spedisce sopra la traversa. Superata la mezz'ora è proprio la squadra di Bisoli a sbloccare il risultato con Percic che insacca di destro nell'angolo basso dopo il servizio di Rizzo. I padroni di casa cercano subito la reazione, ma Rosati è strepitoso sul colpo di testa ravvicinato di Salomon. Nella ripresa gli umbri si difendono con ordine e controllano le iniziative poco incisive degli uomini di Rastelli. Una buona chance per il pari viene sprecata da Joao Pedro che non riesce a sfruttare il perfetto cross di Balzano, ma in pieno recupero il Perugia spegne le illusioni di rimonta dei sardi con un contropiede che culmina nel destro vincente di Milos. I sardi al terzo KO nelle ultime 4 partite restano così a meno 1 dalla vetta, terzo successo consecutivo invece per il Perugia che si issa a meno 5 dalla zona playoff. E vediamo ora qualche curiosità sul turno appena concluso. Si conferma come squadra più fragile tra il 30esimo e il 45esimo l'Avellino, che anche contro l'Ascoli ha subito gol nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione. Con la doppietta di Cacia, siglata tra il 39esimo e il 43esimo per l'esattezza, salgono a 13 gol subiti dagli Irpini in quella fase di gioco. Al secondo posto in questa speciale classifica c'è proprio l'Ascoli, che invece ha raccolto 10 volte la palla nella propria rete. In questa giornata c'è stato anche il ritorno in panchina per Carmine Gautieri dopo più di un anno e 3 mesi di lontananza. L'ultima volta in B per il tecnico campano risale infatti al 28 dicembre 2014, quando alla guida del Livorno rimediò la sconfitta interna contro il Pescara che gli costò la panchina. E uno dei protagonisti del campionato è Nicola Citro, l'attaccante del Trapani, che contro il Vicenza è arrivato in doppia cifra al secondo anno di B. Dopo una stagione di studio, in questo campionato si è ambientato alla grande e dopo aver festeggiato per il primo gol alla quinta giornata contro la Virtus Entella, non si è più fermato raggiungendo le 10 segnature nelle 27 partite fin qui disputate. Altro Nicola decisivo per i suoi è Ferrari, attaccante della Virtus Lanciano, che con primo Maragliulo in panchina ha una media playoff grazie alle 5 vittorie del pareggio conquistate nelle 7 gare disputate. L'ex attaccante del Modena è andato in gol in 3 delle ultime 4 partite e soprattutto nelle ultime 7, ogni volta che ha timbrato il cartellino, i suoi hanno portato a casa la vittoria. Festival del gol a Bari con un pirotecnico 6-2 che non solo riporta al gol Alessandro Rosina dopo quasi 4 mesi, ma fa segnare anche il record stagionale di marcature in una singola partita, ottenuto oltretutto nella stessa giornata in cui il 3-4 di Ascoli Avellino si piazza al secondo posto in questa speciale graduatoria. Infine una citazione anche per un grande del calcio italiano, Alessandro Del Piero, che il 15 marzo del 1992 fece il suo esordio in B con la maglia del Padova. Ed è iniziata ufficialmente ieri la 68esima edizione del torneo di Viareggio, una delle manifestazioni più importanti per i giovani calciatori che rappresenta anche una grande vetrina per le società impegnate. Tra le squadre partecipanti ce ne sono anche 7 appartenenti al campionato cadetto di cui vi parliamo nella nostra rivista ufficiale B-Magazine, scaricabile e consultabile direttamente dal nostro sito ufficiale. Per la cronaca ieri sono scesi in campo il Crotone 0-0 contro New York, il Perugia 2-0 al Sassuolo e lo Spezia 5-0 alla Pia Tigers. Oggi invece in campo Cagliari, Virtus Entella, Ascoli e Livorno. E per tutte le altre informazioni sul mondo della Serie B con te.it io vi ricordo di consultare il nostro sito internet www.legab.it oppure i nostri profili social agli indirizzi in sovraimpressione. Grazie e arrivederci.